Ciao amici, oggi facciamo ciambelle e bomboloni con la ricetta della nonna. Abbiamo bisogno di farina, uova, latte, lievito birra, zucchero, strutto, lievito per dolci, vanillina, scorza di limone e rum. In un bicchiere di latte sciogliamo lo strutto. Nel restante mettiamo il lievito di birra e zucchero e lasciamo sciogliere a fuoco medio. In un contenitore mettiamo tutti gli ingredienti. Alla fine aggiungiamo il latte tiepido, dove abbiamo sciolto il lievito di birra e zucchero. Mescoliamo gli ingredienti accuratamente, fino ad amalgamarli bene tra loro. Il nostro composto è pronto. Chiudiamo con un coperchio. Avvolgiamo con un tovagliolo di stoffa e lasciamo lievitare fino al raddoppio in un posto chiuso, tipo il forno. Raggiunto il raddoppio, prepariamo un tavoliere cospargendolo di farina, dove andremo a stendere l'impasto, aiutandoci con le mani imbrattate di farina. Stendiamo l'impasto sulla spianatoia ed incominciamo a fare le forme. Io mi sono servita di un bicchiere per fare i bomboloni. Per le ciambelle invece ho fatto dei salsicciotti che vado delicatamente ad arrotolare per poi chiudere i margini. Ed ecco le forme. Ciambelle e bomboloni sono pronti per lievitare ulteriormente fino al raddoppio. Raggiunto il raddoppio, prepariamo l'olio di oliva, una gratiglia con sotto un piatto e zucchero. Appena l'olio è tiepido, immergiamo le nostre ciambelle. Lasciamo soffriggere girandole più volte, fino a raggiungere il colore dorato. Togliamo e mettiamo in gratiglia. Prendiamole ed immergiamole nello zucchero, facendo attenzione che tutti i bordi e i lati vengano cosparsi. E riponiamo nel vassoio. La stessa cosa facciamo con i bomboloni. Mi raccomando, sempre a fuoco basso. Ed ecco i nostri bomboloni. Che odore! Adesso bomboloni e ciambelle sono pronte per la golosità di grandi e piccoli. Volendo potete cospargere con un po' di cioccolato liquido le vostre ciambelle o bomboloni. Che buono! Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!